Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione del nuovo album di Paolo Conte. Spero abbiamo la fortuna di averlo qui con noi a raccontare, penso che sia il caso di iniziare subito con la prima domanda. Chi è che... così, sì. Con voi più uno parla e più voi vi arrabbiate, per cui... La prima domanda riguarda se questo mondo, quello che tu racconti, in questo album esiste ancora o se ne esiste solo un piccolo pezzo. Cioè, l'eleganza, le donne misteriose, lei davanti al falò, queste strade popolate di biciclette, di cani. Insomma, è un mondo del passato e basta, o è un mondo che fortunatamente per la sua eleganza innata rimane, lo troviamo da qualche parte, se siamo fortunati. La seconda domanda era naturalmente per il fatto che tu in Maragas canti in genovese, sempre di volo una donna. Quindi è la prima volta, è scritto in Genova per noi. Volevo sapere perché hai fatto questo regalo, almeno per la genovese. Grazie. Secondo me esistono ancora. Per quello che riguarda il genovese, niente, perché ho pensato a una signora genovese che è lì in bilico se rimanere a Genova oppure per ragioni economiche e così di carriera spostarsi a Milano. È tutto un vecchio discorso di transito tra Milano e Genova. Ecco, quindi diamo per un'età a questa signora in carriera, una quarantenne, una trentenne? No, facciamo 45. Direi sì, 45. L'ho chiamata Sirena perché la cosa con l'età va finita. Grazie. Niente, il titolo come io sono solito fare è di prendere il titolo di una delle canzoni e metterle come titolo generale, perché io non ho mai fatto un album concept, quindi ogni canzone rimane sovrana, separata dalle altre. E in più confesso che, ma poi l'avrete capito, cioè avendo io anche un po' pubblico all'estero, devo scegliere delle parole che capiscono un po' in tutte le lingue, quindi snob per esempio, io credo che lo capiscono sia in Germania che in Francia. Il disco è bellissimo, l'ultima volta che siamo visti in occasione di Nelson del successivo c'era come l'impressione che fosse l'ultimo, tu avevi manifestato anche una certa difficoltà nello scrivere, forse non avevi più tanta voglia, c'erano stati anche episodi che avevano frenato forse questa vena. Ecco, che cosa è successo invece perché si è riaccesa questo fuoco, no? Sono addirittura 15 canzoni quando molti dischi ne hanno meno e tutto sommato possono andare bene lo stesso, ma 15 canzoni sono tante, quindi da che cosa è partita la scintilla e perché? Da cosa sia partita non lo so, però una scintilla c'è stata, cioè una certa voglia di scrivere sia musica che parole, di inventarmi qualcosa, di metterci un po' di fantasia a ruota libera. Andrea Franchi. Buongiorno. 1974 il primo disco a nome Paolo Conte, come si celebrano 40 anni di carriera? E poi per tornare al titolo, snob è anche un po' il senso di una musica che si stacca da quello che si sente normalmente? No, perché adesso se vogliamo stare sulla parola snob posso dire questo, cioè io ho sempre pensato che ci siano tre tipi di persone non ordinarie che un pochino si somiglino. Uno è l'intellettuale, l'altro è lo snob e l'altro è il dandy. Io personalmente scelgo il dandy, che è il più puro e il più profondo. Lo snob è un raffinato
però un po' parlare un pochino anche superficiale. Semplicemente qui mi è venuta nella canzone l'idea di questa persona di città che viene a curvare un po' la vita di una famiglia, di una coppia provinciale, e semplicemente porta un piccolo scompiglio che poi viene risolto molto in fretta dal marito che invita la moglie a una cena. Per i 40 anni di carriera ci sarà una celebrazione particolare? 40 anni di carriera, devo dire che è stata una carriera molto piena di lavoro, perché io non ho mai smesso di lavorare, questo è diventato il mio mestiere. Ho lavorato sia nello scrivere che nel fare concerti, quindi in un certo senso ho festeggiato il primo disco, il secondo qua. Io non sapere se c'erano delle suggestioni letterarie che hanno ispirato in particolar modo alcune canzoni. Ho pensato alla prima, quella Si sposa l'Africa, la pallina da tennis, e ho pensato a Don De Lillo, però magari non c'entra niente. Dunque, Si sposa l'Africa è una canzone che avevo scritto nella suggestione di farne un cartone animato, si capisce. E poi, che poi non si era realizzato per ragioni economiche. Dice un po' questa pallina del tennis proprio che continua a vagare nell'aria, poi si ritorna. E quindi è una mistura in quel caso lì dell'Africa antica che, di cui rimangono tutti, tutta la ritualità e tutta la magia, e un'Africa moderna dove questi due sposi si sono conosciuti usando i telefonini, che sono come degli stregoni, ma soprattutto lo sono per me che non posseggo il telefonino. Ecco, bravo. Allora questi si conoscono attraverso un po' di telefonate, decidono di sposarsi, e lì avviene tutta una festa in cui si scoprono tutti appassionati di tennis e finisce così in bellezza. Paolo, leggevo dal quadernetto che abbiamo avuto che sei già con alcune date che sono già prestabilite, eccetera. Queste canzoni fanno già parte del nuovo spettacolo, le già inserite? Hanno già avuto un battesimo dal vivo o sono ancora vergini? No, guarda Marco, io non le ho ancora battezzate dal vivo, e come al solito ne farò pochissime, perché naturalmente quelle registrate nel disco hanno usufruito di una quantità di strumenti molto maggiore che quella che di cui mi provo a tornare gli spettacoli. E poi perché penso che il pubblico debba lasciare cantare le canzoni nuove, quindi arrivarci piano piano. Io ammiro l'opera sua perché, come un altro grande maestro rock, Van Morrison, in buona sostanza voi costruite un affresco universale, cioè ogni canzone si inserisce in una specie di affresco che è la vostra Cappella Sistina. Non so che cosa verrà fuori, per me il ritratto o dell'amore o della donna o della vita. Beh, sono contento di questo suo complimento, di questo suo ottimismo, però io che sono più vecchio di lei, probabilmente sono ancora ancorato a certi principi estetici del passato, dai quali non riesco a dimenticarmi, ma a questo proposito vorrei molto insistere su un fatto, la parola moderno e la parola attuale dell'arte sono due termini molto diversi tra di loro. Io appartengo fortemente al moderno, che è cominciato addirittura alla fine dell'Ottocento, ma appartengo al moderno e continuo a cullarmi nel moderno, l'attuale non ha questa
forza, diciamo, rivoluzionaria che ha avuto il moderno rispetto a tutto il resto. Quindi io ci sento semplicemente un fatto così di provvisorio, cioè semplicemente normale perché viene fatto oggi, ma non per questo ha un timbro così forte come aveva il moderno. E io parlo prima degli anni 20 e degli anni 10, la forza rivoluzionaria che avevano quelle arti in generale. Allo stesso modo, cioè il pubblico è sempre pubblico, ci sono delle differenze dalla Francia, l'Austria, la Spagna, l'Italia? Sempre uguale, si somigliano perfettamente, nonostante la barriera della lingua, nonostante i caratteri che hanno, però io dalle reazioni che mi dimostrano ho l'impressione sempre di avere davanti lo stesso. Che poi ci sia, non so, qualche canzone che è più amata in Olanda come gli interminabili, come Max, oppure in Francia come Comedy, come Dancing. Questo vabbè, può essere un fatto di scelta o di riuscita discografica, di migliore distribuzione, questo forse sfugge alla mia attenzione, però alla mia attenzione l'atmosfera che si crea con il pubblico in Germania, con il pubblico in Inghilterra è la stessa. Un po' di radar. Aspetta, perché sennò non sento. Sì, domanda in fondo, poi bisogna ripeterla. Negli ultimi anni avevi un po' diradato la tua presenza, si è visto meno nei concerti, nelle stagioni, in genere era quasi un'abitudine, no? Vederti quasi ogni anno in giro, eccetera. Il disco ci hai messo un po' di tempo a farlo, che succede adesso? Riprendi il ritmo oppure ti tieni al minimo? No, mi tengo al minimo, perché forse di stare un po' in pace, tranquillo. Molto con la settimana enigmistica. Andrea Spinelli. Io volevo chiederti una cosa, invece tu dici sempre che la canzone, come hai detto prima, aveva l'imprimatur di un alto artigianato. Ecco, vorrei sapere quali sono gli elementi che identificano in una tua canzone, secondo te, appunto questo, la sua artigianalità. Sì, ma perché intanto non so, può darsi che l'abbia detto, mi sia scappato così, perché ma perché la parola arte mi faceva paura, non sarei stato capace di pronunciarla. Alto artigianato mi sembra già che si avvicini, ma è un po' più modesto. In ogni caso l'artigianato è importantissimo, non deve essere il protagonista di un lavoro, chiamiamolo tra virgolette, artistico, però l'artista deve possedere le regole dell'alto artigianato, perché deve essere in grado di avere degli strumenti che immediatamente lo seguono in quello che vuol dire. Se sei sprovvisto di tutto questo, può essere veramente drammatico, perché ti rimane soltanto una bella idea. Nella prima parte della tua carriera tu hai detto che il momento sommo di godimento è quello della composizione, che poi tutto il resto in qualche maniera un po' si perde, è ancora così? Per me sì, perché intanto è il momento più verde, il primo momento, poi perché la musica ti dà delle sensazioni astratte che ti fanno star bene. Quando si tratta invece poi di mettere delle parole, allora hai a che fare con una certa precisione. Siamo italiani, scriviamo in italiano, sappiamo quello che vogliono dire le parole, sappiamo se vogliamo dargli un doppio significato, anche questo, però intanto dobbiamo reggere in padella proprio il linguaggio e sentiamo il peso delle parole. E quindi può diventare un po' più faticoso, ecco. Invece quando si scrive musica si sogna, si sta in aria. Scusi, volevo domandare un paio di cose.
quanto tempo dedica alla musica in senso generale, quindi anche all'ascolto, eccetera? Seconda, mi ha incuriosito, che cosa fa esattamente di enigmistica? Qual è il suo gioco preferito? Rebus, crociato senza schema, ok. Allora, prima per la musica, adesso mi è molto comodo, c'è il canale 138 di Sky che dà delle cose molto buone, infatti di musica classica, quindi tantissime serate io me le passo così. Poi le settimane linguistiche, io sono specialista in rebus e poi, seconda battuta, di crittografia. Tutto il resto... Cos'è una crittografia? È la ricerca di una frase a doppio senso. Si parte da una cosa che sembra dire avere questo significato, poi devi lavorando trovarne uno completamente diverso. Sì, qualche volta ci metto qualcosa del genere. Io sono anche un creatore di reti, di programmi. Posso fare un'altra domanda? Certo. Io nel venire qui a questa conferenza stampa ho trascorso ieri la giornata ad Asti e mi sono ascoltato il suo disco. Posso definire la sua musica alto astigianato? Alto astigianato. Sì, è meravigliosa. Bene, sì, no, per un gioco di scambio di consonanti. Si chiamano tecnicamente, si chiamano così. Bene. A proposito di complimenti, sì, oddio, più in alto c'è sempre Alfieri, Asti. Ricordiamoci che è tutto Alfieri, dalla piazza alla farmacia all'officina per agitare le biciclette. Poi nessuno ha mai letto una sua opera, però Asti è ovunque. Se vuoi posso recitarti la Vergine Cuccia di Alfieri. Meglio di no. Le sovine il giorno, ai fero giorno. L'orca la sua pelle. L'idea è quella di, come dicevo prima, di presentare pochissimo del nuovo album. E invece l'idea è di recuperare tante canzoni molto vecchie. Perché mi sembra anche un bel gesto verso questi miei figli, queste canzoni, cioè di farle ancora rivivere sul palcoscenico. E poi penso che anche il pubblico forse gradisca fare più tuffi nella nostra vita dei primi ascolti. La prima domanda invece era sulla situazione attuale, a cui hai già parzialmente risposto, ma che cosa ne pensi di quello che succede oggi da un punto di vista anche musicale, ma non solo? Questo chiedeva Giordano. Ma come dicevamo prima, mi sembra un momento un po' debole dal punto di vista musicale, perché si è abdicato all'armonia quasi completamente. Oggi si scrivono pezzi su uno o due accordi, una cosa inconcepibile. Per chi ha vissuto delle musiche più interessanti, ecco. C'è un po' di debolezza anche probabilmente letteraria. Io mi escludo completamente perché sono un po' un caso a parte, ma io ho conosciuto i cantautori storici, ho sentito i dischi, li ho conosciuti di persona. I cantautori storici erano, non so, persone molto colte. Vediamo Puccini, Andrea, sono persone coltissime. Questa cultura non c'è, non la sento in giro. Sento gente che riesce a scrivere, ma improvvisandosi un po' un mestiere che invece in mano a quegli altri era qualcosa di molto più
pesante, importante. Luca. Questo sicuramente la sua proposta musicale esula da quanto sta dicendo, è completamente differente. Quindi come si sente lei in questo contesto, in questo mondo, facendo anche questo tipo di musica e questa attenzione anche di alto artigianato / artigianato nei confronti della musica? Ma adesso non esageriamo troppo con questo alto artigianato. Non l'abbiamo detto, no? Facciamo finta che abbiamo dimenticato, ma io non, proprio se abbiamo cominciato a parlare era proprio casomai solo per darci un piccolo scudo contro la parola troppo grossa, arte, ecco, ma non è così importante questo altro artigianato. Io sono comunque un po' fuori dalla mischia, lo sono sempre stato, perché parlavo prima dei cantautori storici, io con i cantautori storici sono finito e ho usufruito di questa formidabile ondata di partecipazione del pubblico giovane, ma semplicemente non perché avevo gli stessi caratteri che avevano loro, i quali erano piuttosto legati all'università e al mondo universitario, legati alla voglia di fare delle istanze politiche, sociali. Io invece venivo piuttosto dalla musica di consumo, essendo stato un autore di canzoni per gli altri. Ma però io sono stato accolto dal mondo dei cantautori perché dicevo la parola alternatività e io con la mia maniera di scrivere, la mia maniera brutale di cantare, di esprimermi, ero alternativo comunque, quindi mi hanno ospitato, mi hanno preso in braccio, quindi rimango un isolato, non posso dire neanche di aver subito quella crisi in quanto ero un po' un outsider. Paolo, questo nuovo disco mi sembra che confermi che tu continui a soffrire in senso buono, di voglia di altrove, che è un malessere tipico di molti artisti del Novecento che tu declini in maniera sempre originale. Sì, ma perché si sente il microfono? Sì? Sì. Meglio? Sì. Ma no, io l'ho spiegato tante volte perché tanti mi chiedevano dell'esotismo che c'è nelle mie canzoni e io ho cercato di spiegarlo dicendo che è la voglia dell'altrove, proprio l'ailleurs che dicevano i francesi, tipico dei novecentisti, cioè far capitare delle storie magari quotidiane, semplici in sé, però proiettate per una specie di alibi, per una specie di pudore, proiettate in un altro mondo più colorato, più teatrale, ecco, tutto qui. E quindi io sono stato un po', mi sono servito molto di questa, chiamiamola tecnica a un certo punto, che è la tecnica del pudore in realtà. Me ne sono servito e mi è difficile non servirmene ancora, quindi viene fuori ogni tanto. Igor Principe per il settimanale Gioia. Quando il mondo del cantautorato l'ha presa in braccio, si è sentito a suo agio o a disagio? Io non mi sono mai sentito a mio agio, mai, però erano amici, mi trattavano bene, mi trattavano, mi offrivano anche una buona parte dell'entusiasmo del loro pubblico, quindi in realtà mi trovavo bene, si cantavano i teatri, poi io mi sono fatto tantissimi anni di Festival dell'Unità dove si organizzavano bellissimi spettacoli. Ho sempre trovato degli amici, devo dire sì, tutto sommato sì, anche se per me potevano sorgere delle domande, ma sono come loro, appartengo veramente io
a questa maniera di fare, anche perché poi io quando sono andato per esempio a Sanremo la prima volta e io ho cantato due pezzi e poi me ne sono filato via mentre c'era della gente che mi dava, come si dice, 10 lire per cominciare e poi 200 milioni per smettere. E tutti si stupivano che io tagliassi la corda, ma io ho tagliato la corda perché avevo paura di annoiare, di fare troppo. Del tempo, sì, Sanremo del tempo, no? Cioè, no, Sanremo, no, ma va bene, stavo parlando del cantautore, ci hanno capito. Ancora io. Diceva prima che il canale televisivo preferito è quello di Sky sulla musica classica, quindi diciamo una domanda, quasi una battuta, tutti i vari X Factor, reality e comunque nuove frontiere della musica, come li vedi? Ma ne ho guardato qualcuno, ma cioè, sto meglio con la musica classica. Imitazioni di Barbareschi di tua a tale caso. Ho visto un pezzettino perché mi hanno avvisato all'ultimo momento, sì, sì. C'era un'altra domanda dietro. Vabbè, Andrea Di Gennaro. Volevo legarmi a qualcosa che lei diceva prima e che condivido moltissimo, ma che mi sembra cozzi un po' con alcune note di presentazione del disco. Cioè lei faceva riferimento al fatto che le sue canzoni sono molto individuali, vivono ognuna, tra virgolette, per proprio conto, non ha mai scritto un concept o perlomeno non ha mai avuto questa intenzione. Nella presentazione del disco si parla di un suo romanzo musicale, sia riferito a questo disco ma soprattutto alla sua carriera. L'ho presentato io con un romanzo, non so chi l'ha detto. Luce, non l'ha presentato io. Non è colpa mia. Una seconda curiosità, visto che sì, sì. C'è nei testi di un brano e ne ha fatto riferimento anche lei parlando poco fa. Il tennis, come mai? Un grande appassionato, signor Conte? Appassionato di tennis? No, gioco un pochino così, ma proprio malissimo. Però mi piace molto, ecco, sì, ecco, le volte quando c'è del bel tennis in televisione me lo guardo, che è un gran bel gioco. Il jazz lo ascolta oggi, quello di oggi, e personaggi come Stefano Bollani, che è un pianista molto eclettico perché tra jazz e la musica classica, lo ascolta, sa delle imitazioni che ogni tanto Bollani fa di lei, sì. Ha mai pensato di lavorare con persona così eclettica come Bollani, ad esempio? O di imitare tu Bollani? No, lo trovo molto bravo, lo trovo molto bravo, anche lo spirito che ci mette, però io non sono proprio capace di collaborare con nessuno, quindi sono un solitario. Ah, ecco, caratterialmente. Sì, caratterialmente, sì, sì. Piace sbagliare da solo. Diciamo così. Infatti posso dirlo a voce senza microfono. Sentivo ieri al TG1 in cui parlava proprio a un certo punto di essersi molto divertito con questo disco, quasi come se parlasse di un suo compagno. In qualche modo forse la musica ad essere, lei prima parlava di imbarazzo con le altre persone, di senso di inadeguatezza con i cantautori cui accennava. Forse la musica è il suo compagno alla fine, ciò che veramente la accompagna e basta, e non le altre persone. Beh, c'è mia moglie che tiene un bel posto. Anzi, si scusa con gli amici di non essere qui oggi perché ha dei problemi con la mamma. Però io devo dire, alla mia età intanto ho perso per la strada per vari motivi i miei vecchi amici, quindi non amo fare, per mio carattere, fare vita sociale. Adesso vivo in campagna,
anche perché per fare l'orso in città lo faccio molto meglio in campagna. La musica sì, mi è stata comunque sempre un'amica magnifica che mi ha, diciamo, fatto soffrire, con tutte le cose femminili mi ha fatto soffrire, ma mi ha anche esaltato qualche volta. Poi in campagna c'è anche meno gente, quindi... Proprio per quello, sì, molto meno. Paolo, sempre io. Volevo chiedere una cosa, la pittura continua, c'è questa interazione con della musica, come è successo per esempio ai tempi di Rastrataz, cioè come ti dici? Continuerebbe nei miei desideri, però lì a casa mia, proprio in campagna dove sto, non c'è tanto spazio, per cui io dovrei lavorare per non disturbare nessuno d'estate, dove posso portare un tavolo fuori e all'aria aperta e non disturbare in casa. Quest'estate è sempre piovuto, è stata una cosa tremenda, quindi ho dovuto abbandonare completamente, però ce l'ho voglia di tornare intanto. Lì devi prenderci gusto, l'appetito viene mangiando, perché prendere una matita e poi piano piano, se ti viene di nuovo il tratto giusto, cominci a divertirti, vai. No, ma parlando di momenti esaltanti che ci sono stati nella tua carriera, nella tua storia musicale, saresti in grado di dirne qualcuno? Quali sono stati? Pensando indietro a tutta la tua lunga carriera. Ma adesso parlavamo prima dei momenti esaltanti così nella mia giornata. Ma esaltanti da un punto di vista della carriera, ma io direi forse i primi tre concerti a Parigi, al Teatro della Villa, perché lì era proprio, coincideva con la mia prima uscita in generale all'estero. E lì ho avuto la fortuna di prendere un taxi per andare dall'albergo al teatro, e questo qui mi ha salutato, questo francese mi ha salutato subito, poi erano esauriti tutti e tre giorni, e una signora bionda polacca con cartello cerco biglietti a tutti i costi, allora io e Renzo Fantini l'abbiamo eletta immediatamente presidentessa del Paolo Conte Club, che è registrato in tribunale a Parigi regolarmente, hanno fatto poi le cose sul serio. No, ecco, quelli è stato il primo incontro con l'estero, quindi non hai più lo scudo delle parole, cioè del sapere che almeno qualcuno ti capisce in quello che racconti. E, sì, direi quello. Poi dopo ci sono stati tanti altri, in Germania mi hanno sempre dato delle sale da concerto fantastiche, la sala di Berlino sono andato almeno tre volte, sono quattro, per dire. Anche in America dei teatri formidabili, ma sì, proprio per la prima uscita all'estero ricordo Parigi. Bene, noi chiudiamo qua, vi ringraziamo.